Pasolini aveva pensato di poter fare un film sulla figura di Paolo, ha scritto un abbozzo di sceneggiatura molto articolato, poi dopo ha fatto, come tutti sappiamo, il Vangelo secondo Matteo, e lui lo inseriva nell'interno delle grandi capitali attuali, non più quindi Roma, Gerusalemme, ma per esempio New York, Washington, Berlino, dimostrando che il suo messaggio in verità è così decisivo nell'interno della società contemporanea, con la sua potenza, che potrebbe benissimo essere uno dei grandi attori del palcoscenico attuale. E naturalmente questo lo si dovrebbe anche dimostrare attraverso la lettura che difficilmente viene fatta delle sue 13 lettere.